Giornata conclusiva del convegno che si sta tenendo qui al Teatro Comunale di Soverato, organizzato dall'Accademia del Liceo, dedicata questa settimana alla settimana del cervello, come si dice, corpo e cervello, dedicata al professor Ezio Rispoli, che è stato in pratica il fondatore dell'Accademia. Oggi nella giornata conclusiva, in pratica si parla appunto della neurologia e abbiamo con noi il dottor Enrico Fratto dell'Università Magna Grecia. Allora io allungo il microfono perché lei è abbastanza alto, quindi il cervello suo è un po' più alto del mio. Sì, ma sicuramente non funziona meglio del suo, questo, questo per certo. È stata una bella giornata. Sono veramente lieto di essere stato qui. Giornata dedicata a ragazzi poco più giovani di me. Spero che loro abbiano apprezzato ciò di cui si è discusso. So che ci sono stati tanti professionisti di tanti ambiti, molto illustri, sia in questi anni che in quelli passati. Per cui sono veramente felice di aver partecipato. Ringrazio chi mi ha invitato. Spero che giornate come queste possano servire in maniera progressiva ad aumentare la consapevolezza del cervello come entità molto interessante, anche delle condizioni che lo riguardano, perché c'è bisogno di tanto sforzo per tante delle malattie che lo coinvolgono. Ecco, abbiamo visto in questi giorni come si rapporta il cervello con la bellezza, con lo sport. Adesso lo vediamo dal punto di vista medico, diciamo. Sì, abbiamo parlato, l'argomento è molto complesso, quindi ci vorrebbero secoli per discuterne, però abbiamo cercato di parlare di quello che fa il cervello per ricostruire il nostro corpo dal punto di vista cosciente. Quindi diciamo di tutte quelle funzioni che si occupano di co fornirci la consapevolezza che noi abbiamo del nostro corpo quotidianamente, quella a cui neanche facciamo caso, che in realtà è molto complessa, perché tutte quelle funzioni quotidiane come sapere dove stanno i piedi, oppure poter camminare, oppure sapere che siamo stati toccati da un ago piuttosto che invece da una cosa rotonda o calda o fredda, sono tutte funzioni che hanno bisogno di un insieme complesso di strutture. Tutto questo deve essere poi reso cosciente dal cervello, è un lavoro un po' complicato. Ecco, al di là della battuta mia iniziale dell'altezza o bassezza, o in questo caso anche dell'età, oggi ci si rivolge particolarmente in questo convegno a dei giovani. Ecco, qual è il rapporto proprio in questo caso del cervello con i giovani? Come può funzionare? Come può migliorare? Come può essere interessato? Beh, il cervello ama i giovani, nel senso che il cervello giovane è il cervello plastico, quindi più guardiamo all'età precoce della vita, più il cervello è malleabile, è in grado di acquisire una serie di funzioni e capacità che è più difficile insegnargli quando siamo un po' più invecchiati. Quindi questi ragazzi, se dobbiamo fare questo parallelo, sono in un periodo molto florido del loro cervello. Qui spero che questi e tanti altri eventi possano aiutarli a svilupparsi per il meglio, perché è proprio quello che noi mettiamo dentro il cervello, come noi lo stimoliamo, che poi traccia quello che siamo in futuro. Quindi spero che tutto questo possa essere utile al loro futuro. E allora Francesco Condò, il primo diplomato, il primo diciamo presidente di questa Accademia del Liceo, che oggi è stata intitolata Enzo Rispoli, che è venuto dopo, però probabilmente quella è stata una sua idea, quella di fondare questi antichi, chiamiamoli così, vecchi studenti del liceo, per unirsi e fare quelle che cose sono state fatte fino adesso, tra cui questa settimana del cervello. Allora, oggi finisce, facciamo un consuntivo di quello che è stata la settimana, quali sono state le cose belle ovviamente che ci sono state, ma anche la tanta partecipazione dei ragazzi. La settimana del cervello, si rinnova ogni anno, è un incontro che tutti gli scienziati, i neuroscienziati, si incontrano per discutere, sulle nuove conoscenze del cervello e divulgare in un modo più semplice, aperto a un pubblico più, come dire, più semplice per capire meglio queste ricerche. Il cervello sappiamo che è l'organo più importante, è l'organo che è in grado di pensare, di ragionare, è in grado di fare delle scoperte meravigliose, di costruire, delle cose impensabili, però è un organo che si può ammalare. La caratteristica di questo cervello è la plasticità, che significa che è in grado di modificarsi, di riformarsi, ricostruirsi dal punto di vista morfologico e strutturale in risposta agli ambienti esterni. Noi pensate, il cervello è formato da più di 100 miliardi di neuroni, queste cellule interagiscono tra di loro, ragionano, si trasmettono impulsi e sono in grado di formulare il nostro pensiero. Pensate l'importanza. La settimana del cervello dobbiamo, come dire, celebrare Enzo Rispoli, che è stato
un alunno fondamentale, eccellentissimo di questo istituto, il liceo Guarasci, è stato un docente universitario e lui ha voluto questa manifestazione per cui noi ogni anno vogliamo ricordare Ezio Rispoli. Ecco, in genere si dice che quando ci si rivolge a dei giovani si affrontano chiaramente degli argomenti un po', diciamo, tra virgolette, leggeri, lo sport, le attività, anche qualcuno importante tipo la droga. Come vi è venuto in mente di fare questo pensiero, questa settimana dedicata al cervello? Beh, diciamo che non ho, la settimana del cervello è oramai come dire, un incontro internazionale che si ripete. Il tema cambia di anno in anno. Quest'anno abbiamo voluto, come dire, rappresentare i disturbi, la rappresentazione del nostro corpo e i disturbi dell'apprendimento, la sua rappresentazione. Quello che è importante è che c'è stata veramente quest'anno come dire, una partecipazione di quasi tutti gli studenti. Mentre i primi anni collaboravano le quarte, le quinte, quest'anno abbiamo avuto seconde, terze, quarte. Quindi i docenti hanno fatto veramente un lavoro eccezionale e gli studenti hanno collaborato e partecipato in massa. E come avete visto, abbiamo cercato di portare anche relatori giovani. Il rettore non è mai mancato in queste manifestazioni, per cui possiamo dire veramente che questa è, come dire, è un appuntamento che speriamo si possa ripetere ancora per tanti anni. E abbiamo sentito dal presidente, dal dottor Francesco Condò, la partecipazione degli alunni a questa manifestazione, ma anche partecipazione attiva in questo caso, perché un gruppo di ragazzi del liceo hanno intervallato gli interventi dei relatori con dei brani musicali. Abbiamo con noi uno di questi ragazzi, Gabriel Barrile, ecco, spero di aver capito bene il tuo nome e cognome. Tu suoni il pianoforte. Qual è stata l'esperienza al di là, diciamo, del suonare, che magari è una cosa che ti piace, ma l'esperienza di tutta questa settimana? Si può dire sicuramente che la cosa più bella di questa settimana del cervello non è solamente il capire a livello scientifico tutto questo tema che è stato individuato per questa settimana, questa edizione della settimana, ma le emozioni che trasmette la musica che noi suoniamo, anche la risposta e il feedback del pubblico che è molto molto importante per noi. Quindi riusciamo anche attraverso la musica, attraverso un altro linguaggio. L'anno scorso il tema era proprio il linguaggio, quindi che calzavamo proprio a pennello, ma anche quest'anno la musica gioca un ruolo fondamentale, anzi essenziale, per trasmettere delle emozioni che non si possono trasmettere solamente con le parole, o comunque anche alleggerire una giornata che altrimenti forse sarebbe anche un po' pesante. Il vostro è un gruppo che suona soltanto all'interno del liceo o vi vedete anche fuori o fate anche altre attività? No, noi siamo un gruppo che suona prevalentemente al liceo, nel senso siamo Ci proprio dici il nome del gruppo, ce l'avete? l'anno scorso ci chiamavamo gli HCertus perché era una locuzione usata da un ex membro, quindi un nome che è rimasto è questo. Poi è un gruppo in continua mutazione, nel Sì, senso cambio che ovviamente. quest'anno io me ne andrò perché faccio la quinta, quindi ci saranno dei nuovi elementi, quindi è in continua Ma con trasformazione. l'Accademia potrai seguirli ancora in seguito. Spero proprio di sì, spero proprio di sì. E allora è stata una bella esperienza. Voi, i tuoi compagni, cosa dicono al di là, diciamo, della musica? I miei compagni dicono che, come ho detto anche io, l'occasione è importantissima. Ogni anno comunque si aspetta con emozione questa settimana, sia perché vengono relatori, insomma, di un certo calibro, la dottoressa che sta parlando in questo momento, insomma, è molto molto interessante. Infatti, oggi è la giornata a tema scientifico e mi sono battuto per far venire tutte le quinte, nonostante il periodo non proprio comodo per noi che stiamo per finire, appunto per seguire tutti questi interventi che ci sono, seguire la musica che noi suoniamo, tutti gli interventi, le parole degli ex alunni che dicono la propria esperienza. Quindi, niente, i ragazzi del liceo sono molto molto contenti.
E allora abbiamo detto conclusione della settimana del cervello, a concluderlo la dottoressa Amida, mi limito tutto al nome amica, perché è un po' più lungo dire il suo cognome. So che lei è venuta oggi apposta dalla Francia, sta facendo dei progetti in Italia e in Tunisia. E allora questi disturbi dell'apprendimento con la neuropsicologia, neuropsichiatria, ecco, lei ha detto tante volte ai ragazzi no. No, non date ascolto, non sentite quello che vi dicono, nessuno è deputato a fermarvi. Esatto, allora purtroppo succede ancora oggi all'interno della nostra società, abbiamo paura a richiedere le diagnosi, perché non tanto abbiamo paura a richiedere l'aspetto riflessivo da parte di uno specialista, ma più che altro abbiamo paura di quello che ci dicono gli altri all'interno della società. E quindi lo vedono spesso come un limite, cioè coloro che possono bloccare il futuro di questi ragazzi, non li rende responsabili nel loro percorso di studio, nel loro percorso lavorativo, quando in realtà sono persone normalissime, che sono liberi, indipendenti di seguire i propri obiettivi, di raggiungere i loro obiettivi, devono raggiungere i propri obiettivi, senza permettere a nessuno di bloccare il loro percorso e dire no, non sei capace. No, non puoi farcela. No, hai un limite. Alla fine tutti abbiamo dei limiti, ma ognuno deve essere libero di raggiungere il proprio percorso. Proprio perché la neurofisiologia lo dimostra, sicuramente ci sono dei deficit, ma questo non rallenta l'approccio psicologico e fisiologico dell'individuo, perché con l'andare del tempo la mancata parola o la parola sbagliata può riportare dei comportamenti sbagliati e ricadere all'interno di patologie psichiatriche piuttosto aggravati e cadere anche in alcune forme di autolesionismo o anche forme di depressione maggiore. Quindi certe volte dobbiamo dirlo a noi stessi, adulti, particolarmente insegnanti, ad evitare di dare dei giudizi, ma la paura spesso e volentieri è anche delle famiglie. La paura è delle famiglie, perché molto spesso ci sono mamme impaurite, terrorizzate, che loro stesse ricadono nei disturbi psicologici e psichiatrici perché credono di avere a che fare con un figlio limitato, quando in realtà non è così. Ognuno di noi ha dei limiti, ma questo non deve dar modo a nessuno degli studenti di mettere un freno ai propri sogni e ai propri obiettivi. Tutti possiamo diventare avvocati, tutti possiamo diventare insegnanti, basta avere la giusta diagnosi, il giusto approccio, il giusto trattamento e la buona consapevolezza. E l'approccio giusto della scuola qual è? L'approccio giusto per la scuola è fare veramente un buon intervento, una buona formazione, un buon approccio soprattutto agli insegnanti, anche se comunque ci sono insegnanti oggigiorno, grazie alle formazioni, che hanno una buona predisposizione, sono molto accoglienti, ci sono tanti insegnanti che sanno essere anche molto mamme, e altri invece che sono un po' legati all'aspetto target. Non diciamo. Guardi me che sono vecchio. No, guardo lei giornalista, insomma. questo, diciamo che come ruolo di ricercatrice cerco sempre di, insieme ai miei colleghi, perché poi abbiamo lavorato su un progetto di ricerca con AIPU, con il professor Gaetano Agliata, con Maria Rosaria Greco, professor Mazza, Sinno, insomma, con le associazioni PSAF, Scuola di Grafologia Forense e ASI Francia, l'aspetto sociologico, abbiamo lavorato molto su questo aspetto, ci stiamo cercando anche di ritrovare delle soluzioni appropriate per migliorare l'aspetto, insomma, dell'apprendimento.